Abbiamo chiesto più volte interventi sulla sicurezza al Darwin, ma senza successo. Così ha detto in aula stamattina, in tribunale, la preside del liceo di Rivoli, dove il 22 novembre morì uno studente e un altro rimase gravemente ferito. Sentiamo Paolo Volpato. L'ex preside del Darwin, Maria Torelli, ha una buona memoria. Ricorda tutte le richieste che nel 2007 inviò in provincia per ottenere i documenti sulla sicurezza che mancavano alla scuola. Io facevo presente quali erano le necessità della scuola, aspettando che ci fosse un riscontro. Spesso il riscontro, devo dire sinceramente, non c'è stato. Molto spesso quello che mi veniva detto è che non c'era la disponibilità economica per fare gli interventi che venivano richiesti. Qualcuno, ricorda la Torelli, mi aveva detto che i certificati come quello di idoneità statica non dovevano essere consegnati alla scuola, dovevano restare in provincia. Per i 7 imputati, 3 responsabili scolastici della sicurezza e 4 architetti e ingegneri della provincia di Torino, la lucida e onesta testimonianza della preside è una doccia fredda. Emerge l'indolenza di un apparato amministrativo sordo alle urgenze e, a dire il vero, anche senza mezzi. Per chi ascolti in aula, i familiari di Vito, i suoi compagni e i giovani di Libera che seguono questo processo, lo stupore è grande e si mischia alle lacrime quando i testimoni, come la bidella Danila Gaudenzi, raccontano la drammaticità del primo intervento dopo il crollo. Ho visto un banco con qualcosa vicino e mi gira e c'era Vito. In nessun documento della scuola si parlava della controsoffittatura e tantomeno del rischio di crolli.